Eccoci piacevolmente insieme ancora una volta nella cucina di Siamo Donne. Prepareremo gli spätzle, che sono dei gnocchetti tirolesi, uno dei più bei ricordi che mi porto con me dall'Alto Adige. Li prepareremo con gli spinaci, la farina integrale e del latte mischiati con delle uova. Poi li condiremo con dello speck, la salvia, la panna, un po' di burro. E per ultimare una spolverata di formaggio grana. Ho scottato con pochissima acqua gli spinaci e adesso li trito molto finemente con un tritatutto. In una terrina sbattiamo le uova insieme alle farine, gli spinaci e diluiamo con tanto latte quanto basta ad avere una pastella morbida. Il sale, non dimenticate. Abbiamo ottenuto una pastella morbida, la lasciamo riposare e prepariamo il condimento. Per il condimento ho tagliato a striscioline lo speck, adesso farò fondere il burro nel quale metterò la salvia e lo speck. Quando lo speck sarà asciutto, diluirò con della panna in modo che l'ammorbidisca. Siamo pronti per cucinare gli spätzle. Ho conservato l'acqua di cottura degli spinaci. Ho aggiunto altra acqua e adesso salo. Utilizzando la macchinetta speciale, incominciamo la cottura dei gnocchetti. Aggiungo appena di acqua di cottura che mi aiuta a creare una bella emulsione e adesso possiamo preparare l'impiattamento. Ultimiamo con una spolverata di formaggio.